la qualità dei ragazzi che abbiamo in panchina sono altrettanto valide quanto i primi 11 che vanno in campo spesso e volentieri, quindi sono molto contento di chi oggi ha giocato per la prima volta e di chi oggi magari ha sfruttato l'occasione per mettersi in mostra. Abbiamo fatto entrare troppo secondo tempo, troppo spesso forse l'Agnonese in aria, per il mio modo di pensare, quindi su questo dobbiamo essere ancora un po' più, ancora nella gestione della partita dobbiamo essere ancora un po' più bravi, questo sì, però posso capire che su un risultato acquisito a volte può succedere, però non dovrebbe, e quindi su questo bisogna lavorare. È un Agnonese che sicuramente d'ora in poi potrà fare un campionato diverso rispetto a quello che ha fatto fino adesso, perché ha una squadra in questo momento che può far bene su ogni campo. Sicuramente qualcosa stiamo lasciando come tutte le squadre, non abbiamo quella brillantezza dell'inizio campionato, questo sì, o di alcune partite dove le abbiamo fatte proprio dominandole, però fa parte del percorso. Stiamo recuperando man mano un po' di continuità anche di gioco, quindi non so cosa si possa vedere da fuori, però sicuramente le qualità che ha espresso questa squadra a livello di fisico e a livello di brillantezza sono state anche diverse a volte, quindi dobbiamo recuperarle, ma in questo momento è un momento decisivo del campionato e quindi bisogna saper soffrire anche così. Finalmente sono rientrato in condizione, sono molto contento per questi due gol, soprattutto per la vittoria che era molto importante e niente, adesso subito testa alla prossima gara. Sì, il mister me lo dice spesso di attaccare lì lo spazio oppure di adeguarmi e venire dietro quelli che attaccano la porta, quindi sì, il mister mi ha detto di fare quei movimenti. Sicuramente gli abbiamo concesso troppi spazi nel secondo tempo, inizialmente l'avevamo indirizzata sicuramente nel migliore dei modi, ma poi gli abbiamo concesso un po' troppi spazi e sicuramente dovremmo lavorare su questo aspetto. Noi dobbiamo continuare a lavorare con la stessa dedizione, con la stessa determinazione per poter rimanere lì fino alla fine. Questo è l'obiettivo. Sempre dura quando è così, però ho sempre avuto in testa il fatto di voler tornare il prima possibile per poter aiutare nuovamente i miei compagni.